teleselezione. 11 e 16 minuti, sempre in diretta sui 99.8 di Radio Yes, Italia e Esteri, col grande Marco Guidi. Marco, buongiorno. Buongiorno dottor Grasselli, mi saluti anche il caro Flavio. Buongiorno professor Guidi. Allora, io francamente non ne posso più, ma insomma è tanto che ormai sono 3 anni che ho il piacere di effettuare collegamenti con te e 3 anni che ho il piacere appunto di sentire le tue analisi su quello che accade nel fu bel paese. C'è questa sorta di rimpiattino, Marco, tra PD adesso e PD. Abbiamo il mega ricatto, ce ne andiamo tutti, a parte il fatto che nessun analista ha osservato che se si dimettono tutti i deputati del PDL non è affatto detto che la maggioranza finisce. La legge permette a un deputato, a più deputati o a tutti i deputati di dimettersi, vengono rimpiazzati col primo dei non eletti. Certo. Cioè, su questo è una cosa, ma in realtà sarebbe una cosa assolutamente stravagante, che io non credo che avvenga, perché intanto molti peoni non hanno nessuna voglia di rinunciare alla torta appena assaggiata, no? Dopo pochi mesi, chissà se mi ricambia. Cioè, Scilipotti ha già detto, per esempio, ma Scilipotti è un uomo, un mito, un nome, una sicurezza, ha già detto che non ci sta, no? Se lo dice Scilipotti, possiamo fidarci. Esatto. Poi comunque ti dico, è il ricatto più incredibile, cioè un uomo viene condannato in 3 sessioni, primo grado, secondo grado, terzo grado, per un reato che oltretutto sappiamo tutti quelli che sono interessati della cosa, sappiamo tutti chi ha commesso. E dice una vergogna, un'ingiustizia, io non ci sto, eccetera, eccetera, e un intero partito, a questo punto di famiglie, di maggiordomi, gli va dietro compatto, sì, se ti dimetti, se fanno, vabbè, fatelo. Cosa otterrete? Probabilmente darete una botta definitiva al paese, probabilmente farete cadere questo governo, che non è che mi abbia entusiasmato, forse ci sarà un'altra maggioranza, perché Napolitano, l'ha già detto, non ha nessuna voglia di fare le elezioni, voi compatterete i vostri, perché ormai c'è questa presenza. Io guardavo l'altro giorno i seguaci di Forza Italia e l'esercito di Silvio, guardavo le loro facce, mi spiace dirlo, perché forse è una notazione un po' nazi, ma io noto una diversità antropologica fra me e loro. Queste facce non credo di appartenere alla stessa specie umana, sì, alla stessa razza no, ma a parte quello, ti dico, compatterà le sue truppe, probabilmente i più saggi non lo voteranno più, gli altri addirittura si spenderanno per lui in tutti i modi, e questo paese rimane bloccato in una questione di un ex imprenditore, un ex politico, un ex affascinatore di folle, che continua a tenere in ostaggio il paese, d'altra parte insieme a un ex comico, cioè siamo, e se ci mettiamo anche gli ex politici del PD, tu capisci che la situazione, come direbbe Flaiano, è disperata ma non seria, no? Io non so con chi prendermela di più, perché è il tempo che è passato è francamente eccessivo per colpevolizzare a questo punto solamente colui che appunto tiene sotto scacco. Ci sono delle corresponsabilità / quindi anche complicità da parte di chi secondo me fa troppo poco per evitare il ripetersi ogni volta di questa situazione. Cioè, non è possibile. Un anno e mezzo fa Marco sembrava fatta, avessimo voltato pagina. È incredibile che siamo di nuovo qui a riparlarne di Berlusconi. Ma non solo, allora, Berlusconi, il vecchio che non vuol morire, anche perché tutti i suoi seguaci sanno che è sparito lui del centrodestra, almeno come è fatto adesso non ci sarebbe probabilmente che non le macerie, no? Primo discorso. Secondo discorso, Grillo, che ha illuso, non me, ma tanta gente, vedrete, sta facendo nulla, sta facendo dei proclami, dei valiloqui. Il PD, che è perso in questa battaglia, senza esclusione di colpi, fra il rottamatore, Renzi e la vecchia guardia che non se ne vuole andare. E addirittura l'altro giorno una cosa allucinante, Sposetti, ex segretario del PC, è venuto dal PD, ha detto, anche se Renzi è il segretario, il tesoro del PC non lo tocca mica, perché l'abbiamo messo via. Siamo di un altro paese, avrebbero mandato gli infermieri. È l'assurdo. Cioè, tutti si occupano di cose assolutamente inutili, mentre il paese, tranquillamente, vedi il caso Telefonica, vedi il caso all'Italia, eccetera, eccetera, il paese se ne va allegramente
come diceva un tizio, a donna di facili costumi. Esattamente, sì. Così, esattamente così, con peraltro anche dei contorni grotteschi per ogni vicenda che riguarda il FUB e il paese, per esempio nel caso di Telefonica, Telco, Telecom. Bernabé, presidente esecutivo di Telecom, che praticamente si è visto sfilare la controllante di Telecom a sua insaputa, insomma, come fu per così questo c'è... giornale dice che anche questo insomma... è un po' stravagante, come se tu sapessi domani da un giornale che Radio IS è stata venduta e chiusa, no? Esatto, sì, sì, francamente pazzesco. In tutto questo la domanda è sempre: e l'Italia? L'Italia intanto va a rotoli. L'Italia che va dove non lo diciamo, ma comunque come la canzone di Roger. Sì, non c'è da essere entusiasti. No, io sono francamente scoraggiato. Invece per quanto riguarda gli esteri, sono storiche le dichiarazioni di Rouhani, come le prendiamo? Come Netanyahu, allora, dell'ipocrite, ricordiamo, ha detto la Shoah è stato un grande crimine, quindi all'intervista alla CNN. Che aveva detto a Quandine Giad, è il minimo che si potesse dire. Diciamoci la verità. Non condivido la posizione di Israele, che vede dietro questo solo un'abile manovra per depistare il nemico occidentale, non vedo in questo l'entusiasmo di alcuni. Rouhani è indubbiamente, non è quando iniziato, è intanto un uomo che ha studiato in Occidente, che si è laureato in Occidente, che ha fatto un master in America e una laurea in Gran Bretagna, è un uomo, tra che stesso, è un uomo che ha finalmente l'appoggio della guida islamica, come sai, fra quando i regali della guida islamica non andavano troppo d'accordo, insomma, una serie di cose importanti. È un primo passo, è un passo che indubbiamente l'Iran deve fare, perché si è reso conto che se si va avanti con queste sanzioni, con questo l'Iran rischia davvero di tornare indietro di decenni anche nel benessere dei cittadini relativi, il fatto della benzina, eccetera, eccetera. Diciamolo, allora, senza entusiasmo eccessivo, ma senza neanche malevolenza e sospetto eccessivo. È importante, stiamo a vedere gli sviluppi e solo gli sviluppi ci diranno quanto è importante. In questo caso, almeno nella vicenda, c'è un filo di speranza, insomma, quella che invece non c'è per quanto riguarda le vicende interne. Al momento la luce proprio non se ne vede neanche un puntino. Va bene, Marco, grazie, come al solito. Ciao, ci sentiamo tra presto. Grazie, grazie al professor Marco Guidi.